Meulo, ubriaco fradicio è andato a casa dell'ex fidanzata minacciando i presenti con un cacciavite, ma è stato malmenato con violenza e lasciato a terra nel sangue. Sul posto sono giunti i carabinieri di San Donà e un'ambulanza del 118 chiamati da alcuni residenti che avevano visto l'uomo, un albanese 54enne già noto alle forze dell'ordine, sdraiato sull'asfalto immobile coperto di sangue. A quanto pare le ruggini tra il ferito e la parentela sono di lunga data, dovute anche al fatto che in passato le figlie dell'uomo erano state vittime di violenze domestiche. Gli aggressori, 5 albanesi, tra cui 2 donne, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Il cacciavite è stato sequestrato e anche il ferito è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Mestre, un cliente del locale Il Palco si sarebbe permesso un commento sessista nei confronti di una cameriera, dicendole: «Scusa, ma la prossima volta che passi puoi sculettare anche tu come quella?» Parole poco gradite dallo stesso proprietario che, infastidito, ha dapprima invitato l'uomo ad alzarsi dal tavolo. Poi ha fatto la stessa cosa con i 6 ospiti che erano con lui e ha raccontato il fatto su Facebook. «Non importa se e quanto hai già consumato», scrive, «non ti invito neppure a passare dalla cassa e me ne assumo volentieri la responsabilità. Ti impongo di scusarti con la ragazza e non farti più vedere». Venezia. Durante un servizio di controllo, i carabinieri del nucleo natanti hanno arrestato l'ennesima borseggiatrice nomade che approfittava di essere incinta per derubare i turisti. Scoperta mentre tentava di borseggiare, una turista 25enne avrebbe reagito violentemente. I carabinieri hanno recuperato l'area furtiva e formalizzato la denuncia. Una volta negli uffici del comando di San Zaccaria hanno scoperto che la 25enne aveva molti alias, nonché numerosi precedenti penali e un ordine di carcerazione per scontare 3 anni e oltre 11 mesi a seguito di reati commessi quando era ancora minorenne.